2-0, una vittoria che alla vigilia pareva quasi impossibile e invece così il sogno del Cittadella continua. La promozione in A ora è alla portata, la gara di ritorno della finale, domenica sera alle 21.15 a Verona, è tutta da giocare per i Granata. La partita inizierà con un quarto d'ora di ritardo, all'Arena infatti domenica pomeriggio arriva anche il Giro d'Italia e chissà che non porti fortuna all'Alta Padovana, terra di ciclisti. L'atmosfera al Tombolato è fantastica, squadra, tifosi e l'intera città, 21.000 abitanti che tutti insieme riempirebbero solo a metà lo stadio Bentegodi di Verona, vogliono scrivere la storia. I 7.000 spettatori, circa un migliaio di veronesi, arrivano tutti a piedi o in bicicletta e può accadere solo qui. Famiglie, bambini, addirittura scolaresche, un clima di serenità misto a grande attesa. C'è l'atmosfera giusta, quando finisce la partita? 1-0 per il Città. Un 1-0 per il Città. Che andrebbe bene, sì. Benissimo. 2-0, 2-0, uno non basta, 2. Inizia la partita, in città cala il silenzio, la piazza è deserta, solo il municipio fa capire dove siano tutti, allo stadio o nei tre o quattro locali aperti, dove trova rifugio chi non è riuscito ad acquistare i biglietti. Ma come tutto l'ambiente del Cittadella, anche il tifo è pacato, qualche accompagna le occasioni, per il resto tutti parlano a voce bassa, c'è quasi paura di disturbare la squadra che gioca a 800 metri dal centro. C'è anche chi è arrivato da Bassano, ma non ha trovato i biglietti. All'intervallo è 1-0, ma non basta. Non abbiamo trovato i biglietti, è andato tutto in sold out, quindi siamo venuti qua. Speravamo ci fosse più gente in piazza, però... Infatti non c'è molta gente, perché sono tutti allo stadio. Bassano, quindi speravamo ci fosse più gente, però va bene così, dai. 1-0 basterà? No, secondo me no. Poi il ritorno a Verona è duro. Sarebbe un sogno che si realizza. Speriamo almeno un altro gol, come minimo. Poi ad accendere speranze e addirittura certezze il raddoppio, 2-0, adesso il sogno può continuare. All'uscita solo entusiasmo e ottimismo, a patto di andare a Verona per attaccare, non per difendere il 2-0. C'è voglia di sorridere, di scherzare, ma è sempre tifo a favore, mai contro. E questo fa la differenza tra un bravo e un pessimo sportivo. Al Tombolato la sfida è finita 2-0, il sogno continua. 2-0 molto meglio che 1-0, direbbe qualcuno. Per il Verona un po' di paura adesso nella gara di ritorno, tifosi della Cittadella davvero entusiasti. Vinciamo a Verona, vinciamo. Noi siamo tifosi di Vicenza, ma ci siamo aggregati a tifare questa grande squadra che si merita la Serie A. La Cittadella è una squadra che gioca molto bene in trasferta, quindi sono molte speranze. I tifosi veronesi invece sono disperati. 2-0 è un disastro, però ci crediamo al Bentegodi, ci crediamo. Forza Città!